jeux sont faits. Rien ne va plus. Bussec, noir, impérément. Il y a un père, il va à la couture. Mesdames et messieurs, la banque a sauté. Monsieur a gagné 30 000 florins. Si vous voulez continuer à jouer, vous êtes privé de vous rendre dans notre salle. Merci. Monsieur Canet, apportez le drap noir. Allons, mesdames et messieurs, faites vos jeux. Faites vos jeux. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Faites vos jeux, s'il vous plaît. On peut faire encore, faites vos jeux. Rien ne va plus. 24. Noir, fer et passe. Pas de numéro. Faites vos jeux. Vous pouvez marquer, faites vos jeux. Allons, mesdames et messieurs, faites vos jeux. Allez-y. Rien ne va plus. 25 rouges, impair et passe. 25 rouges. Allez-y. Attends, madame, rien ne va plus. Perderete tutto. Andate via. Andate. Andate. On peut faire. Allons, on peut faire encore. On peut faire. Marquez vos jeux. On peut faire encore, mesdames et messieurs. On peut faire. Allons-y. Rien ne va plus. Quatre noirs, père et manque. A vinto, a vinto ancora. Voilà, monsieur, vous avez encore. Attention, rien ne va plus. 7. Rouge, impérément. Vous avez gagné en plein. Non, non, mai visto nessuno, vincere con... C'est un costo incredibile. Andate via, signore, andate via. Voi siete audaci, molto audaci. Ma se non partite domani mattina presto, perderete tutto. Perderete tutto, signore, tutto perderete. Andate via, perderete tutto. Paulina, Paulina, finalmente è Parigi. Fra poco ci rivedremo. Fatela recapitare subito, aspetto la risposta qui. Sì, signore. Ragazzo, vai. Datemi dei dolci. Subito, signore. Mm-hmm.
Chiamatemi una carrozza. Subito, signore. Del biglietto di risposta cosa devo farne? Quello che volete. Anzi, lasciatemelo in camera. Salve. Pauline. Che cos'è, Pauline? Stai male? Sei così strana. No, sto bene. Solo credevo che tu non venissi più. Perché ti ho scritto quella lettera. Quale lettera? Affinché tu non venissi. Ma perché? Per quale motivo? Perché è troppo tardi. Paulina, te ne supplico. Andiamo in qualche posto dove si possa parlare. Devo sapere tutto, altrimenti morirò. Sì, va bene. Andiamo nel tuo albergo, Fedia. Va bene così? Io svelto! Ho detto più svelto! Calmati, Fred. Io sono con te. Ti ho perduta. Lo sapevo. Ti ho perduta. Lo sapevo. Ti ho perduta. Lo sapevo. Non è colpa mia. Paulina, Paulina, Paulina. Ma cosa fai così?
Su, calmati, basta. Alzati. Io sono qui con te, alzati, su, parliamo. Ma lui chi è, eh? Che tipo d'uomo? Tanto lo so, lo conosco il genere. Sarà bello, giovane. Già, lo so, lo so. A voi tutte piacciono i bei puledri. E ci sei cascata anche tu, vero? Fai tanti bei discorsi intellettuali, ma poi non sei diversa dalle altre. Non sei migliore. Sei una femmina, prima di tutto. E vai cercando il pavone. Di questo hai bisogno, eh? Che te ne fai dell'intelligenza? Che te ne fai dei sentimenti e delle aspirazioni ideali? No, no, no. Un bel maschio. Questo cercate. Non è così? Non è così? Ah, allora è peggio ancora. Non è nemmeno bello. È un fanfarone. Un parlatore. Un bel imbusto francese o spagnolo. Sono i suoi discorsi che t'hanno sedotta. Almeno rispondimi. Eh? Perché ti vergogni, eh? Perché ho detto la verità. Rispondimi, Polina. Non soltanto ti amo, ma ti sono amico, lo sai. Posso aiutarti? Voglio aiutarti. Mi hai sempre dato tutta la tua fiducia. Mi togli anche questo. Parla. Di qualcosa, Polina. Ho il diritto di sapere. Sono qui perché credevo ciecamente nel tuo amore. Parla. Te ne supplico. Io ho bisogno di sapere. Ti sei data a lui? Ti sei data a lui interamente? Non domandarmi questo. Ma insomma, chi è? Un russo, un francese? Chi è quest'uomo? Cosa importa se è russo o francese? Io lo amo. Lo amo molto. E sei felice? No. Ma com'è possibile? Lo ami eppure sei infelice. Come sarebbe a dire? Lui non mi ama. Ah, non ti ama. E tu invece l'ami come una schiava. Magari tu andresti con lui fino in capo al mondo, non è vero? Rispondi! Ora ti racconto tutto. Era suo figlio, il filibustiere. Ma vai a dire. Ah, ecco Nicolai con il filibustiere delle Antille. Salvador, ti presento Polina, una tigre delle steppe asiatiche. Beve come un uomo e combatte per l'emancipazione della donna. Ciao gusto, signorita. Attento, Salvador. Polina non è una donna fragile e non è abituata alla schiavitù. Il tuo fascino... Basta, si finisce, a quante ne sbagli. No, io volevo solo dire che qui Polina ha una schiera di compatrioti russi in sua difesa e che anche noi francesi ci... Messie Le Coupé, arrivederci. Noi ora dobbiamo andare. Tu aussi, te ne vai. Capisco. Lo squalo segue la scia. No. Ma
Sai, Polina, presto dovrò tornare nelle Antille. Sì, in America. Mi chiamano a casa per certe questioni di eredità. E non so quanto potrò tornare qui. Sai, è una cosa molto complicata e hanno bisogno di me. Sebbene me l'aspettassi, lui mi ha sbigottita. Probabilmente sul mio viso era chiara un'espressione di spavento e di sofferenza. Allora lui mi ha baciata. Io mi sono morsa le labbra e ho fatto uno sforzo inimmaginabile per non singhiozzare. Ho ricevuto oggi una lettera di Fyodor Mikharych. Arriverà fra qualche giorno. Volevo vederlo per dirgli tutto, ma ora ho deciso di scrivergli. Ma com'è magnanimo. Che intelligenza. Che cuore. Per il signor Fyodor Mikhailovich Dostoevsky. Ti assicuro, Salvador, che tutte le persone mi hanno costretto a soffrire, anche mio padre e mia madre. I miei amici sono tutte brave persone, ma deboli d'anima e povere nei fatti. Fra loro non ne ho mai incontrata una che non avesse paura della verità e che non battesse in ritirata di fronte alle regole invalse della vita. E costoro addirittura mi giudicano. Io non posso stimare simili persone. Dire una cosa e farne un'altra per me è un delitto. Io temo soltanto la mia coscienza.
stato. È stato così. Oh, Polia, perché sei così infelice? Questo doveva succedere, sì, che ti innamorassi di un altro. Io lo sapevo. Ti sei innamorata di un altro perché amavi me, per errore. Perché tu hai un gran cuore. Sei l'unica donna che non pretende obblighi, ma è inutile. L'uomo e la donna non sono uguali. L'uno prende e l'altro dà. Ma non mi hai ancora spiegato chi è quest'uomo. Sì, uno studente delle Antille, ma... ma che cos'è? È un artista, un filosofo? Che personalità? Nulla. Nessuna personalità. Pensa, per noi russi è così strano. Non capisce niente di libri. Non legge mai nulla. Forse non sfoglia nemmeno i libri di medicina che dovrebbe studiare. Ma lui che gliene importa? È ricco, è un grande proprietario di piantagioni, uno schiavista. Vuole soltanto godersi la vita e le belle donne. Credi che non lo sappia? Che nella mia illusione non mi rimanesse un briciolo di lucidità? Paulina, ma cosa dici? Tu ora mi hai fatto provare un sentimento che mi fa ribrezzo. Sì, ho avuto una sensazione di sollievo nell'apprendere che quell'uomo non è un eroe e nemmeno un poeta e nemmeno un demone, né Lermontov, né Byron, ma semplicemente una persona fatua, un po' sciocca, un nulla. Come se ciò potesse cancellare tutto il resto. Oh, sì, mi disprezzo. Però vuol dire che la tua è soltanto un'infatuazione. Non potrà durare a lungo. E io sono contento di aver incontrato al mondo un essere come te. Restiamo insieme. Come buoni amici. Vuoi? Forse potremmo andare lo stesso insieme in Italia. Eh? Che ne dici? Amica mia. Mia eterna amica. Non temere, Polina. Sarò per te solo un fratello. Già, e tu scriveresti tranquillamente il tuo romanzo. Ma perché mi prendi? Credi che questo passerà senza lasciare traccia? Tu hai già sepolto tutto. Ma io lo amo ancora. Anche se tutto è ormai senza veli. Anche se vedo chiaro il suo inganno. Io devo ancora vederlo, non so bene quello che farò. Amo anche te, Fedia. Ti amo e ti stimo. Oh, ti stimo infinitamente più dell'altro. Tu mi hai alleggerito il cuore, tu mi capisci come nessuno mi ha mai capita. Ah, Fedia, perché l'ho incontrato? Parigi, 25 agosto 1863. Caro fratello, amato Michael, sono triste in questi giorni, pieno d'angoscia. Per di più mi fa male la testa. Penso a voi tutti, penso spesso anche a Masha. Quanto vorrei ricevere buone notizie sul suo conto. Come va la salute? Avanti. È la lettera che aspettavate questa mattina, signore. L'hanno recapitata solo adesso. Grazie, signore. Tu arrivi un po' troppo tardi. Ancora poco tempo fa io sognavo di andare con te in Italia. Avevo persino cominciato a studiare l'italiano.
ma tutto è cambiato in pochi giorni. Una volta mi dicesti che io non posso concedere rapidamente il mio cuore. E invece l'ho concesso al primo richiamo, senza lotta, senza certezza, quasi senza speranza di essere riamata. Avevo davvero ragione di arrabbiarmi con te quando hai cominciato a innamorarti di me. Non credere però che ora condanni me stessa. Voglio soltanto dimostrare che tu non mi conoscevi e neppure io conoscevo me stessa. Addio, caro. Vorrei vederti. Ma che cosa porterebbe? Vorrei tanto parlare con te della Russia. Neanche spiegarmi. Mi ha congedato per iscritto. Una lettera. Un congedo. Un vero e proprio ben servito. In perfetta forma burocratica. Sì, vorrebbe parlare con me della Russia. Ma di lei no. Di noi no. A che cosa servirebbe? Ma poi l'ho vista oggi. Ci siamo incontrati. Ci siamo parlati, spiegati. È andato tutto in modo diverso. Perché sto qui a tormentarmi per questa lettera? Ora non ha più senso. L'aveva scritta in un momento di esaltazione. In un momento d'oblio. Ma poi è andato tutto in modo diverso. Ci siamo spiegati. No, no. Forse la vera Polina in questa lettera. Non è quella che ho visto oggi, che ho lasciato poco fa. Di fronte al mio dolore, alla mia passione, si è commossa. Ha accettato il colloquio. In fondo è una donna anche lei, non una sfinge. Ma il suo vero animo è qui, in queste righe. Eppure lui non l'ama, è lei che lo confessa. Lui non la vuole, o almeno non la vuole più. Mentre io la voglio, e lei non vuole più me. Io la voglio, e lei non vuole più me. Ecco dove ho perduto, quando credevo di vincere. Messieurs, faites vos jeux, s'il vous plaît. La finale 8, chevaux équerres pour monsieur. Et la pique transversale. Bien, monsieur. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Rien ne va plus, messieurs, dames. Non, non, je regrette pour vous, monsieur. Ce n'est pas possible maintenant. Attention, attention, messieurs, dames. Attention. 23 rouges, un pair et passe. Messieurs, qui a fortuna al gioco è sfortunato in amore. Avete già perduto. Avete già perduto.
Penso spesso anche a Masha. Quanto vorrei ricevere. Anche con Masha. Fu la stessa cosa. Anche allora in Siberia. Anche lei come... come Polina. È il mio destino. È la mia condanna con le donne che amo. Voi qui, Fedja. Come mai? Senza neppure scrivermi. Masha, ero pronto ad andare sotto processo, pur di vederti. Masha! Masha! Masha, che cosa c'è? Che cosa è successo? Tutto è perduto, Fedja. Tutto è perduto. Non posso più sposarti. Devo confessarti tutto. Ti confesso tutto. Sono una miserabile, Fedja. Tu sei così buono, caro, ma io... io amo un altro uomo. Sì. E tutto è finito per noi. Mi sono innamorata d'un altro... e ci sposeremo. Perdonami, Fedja. Calmati, Masha, non parlare così. Io sono qui. Rischio il tribunale militare, sai, per venire qui a trovarti. L'ho fatto per te. Perché ti amo, Masha. Lo sai quanto ti amo. Anche le tue lettere mi parlavano d'amore. Mi invocavano. E ora? No. Adesso amo lui. Sono tutta per lui. Oh, perdonami, Fedja. È più forte di me. Anche se so che forse lui non mi ama come lo amo io. Come tu ami me. Anche se non lo stimo. Non lo stimi e corri da lui. E a lui sacrifichi tutto. Sì, lo amo come una folle. Non ti ho mai amato così, Fedja, mai. So anch'io di essere pazzita. E che lo ami in un modo che non è giusto. Sì, non è bene come lo amo. Lo sapevo anche prima, e anche nei nostri momenti più felici. Sento che lui mi darà soltanto tormenti. Chi è? Parlami di lui. Nicolai Sergei, voi qui. Che cosa c'è? Ho un messaggio per voi da parte di Salvador. Ma voi sapete che cosa c'è scritto qui? Sta molto male. E perché scrive che non posso vederlo? Sì, vi ha scritto questo biglietto in mia presenza. Ha il tifo, la febbre alta, molto alta. È molto pericoloso vederlo, perché è contagioso e lui non vuole che vi capiti qualcosa. Per questo ha scritto il biglietto e ha mandato me. Ma se il tifo è anche in pericolo di vita? Io lo so. No, no, io devo vederlo subito, accompagnatemi da lui. Ma lui stesso mi ha ordinato di non lasciare che lo visitiate. È pericoloso e poi si trova in casa di amici. Non potete vederlo. Ma rassicuratevi. Non è in pericolo di vita. La sua è una forma leggera, per fortuna. Però è contagiosa lo stesso. Non potete vederlo.
E poi quella famiglia sarebbe imbarazzata nel ricevervi. Adesso scusatemi, ma ora devo andare. Vi prego, ditemi almeno dove si trova. Come faccio ad avere sue notizie? Scusatemi, ho fretta. Sarò io stesso a darvi sue notizie, domani o dopodomani. Chi è? Sono io, Polina. Ma che c'è? Cos'è quel coltello? Perché sei pallida? Che ti è successo? Dove l'hai preso quel coltello? Che cosa vuoi farne? Non ho dormito tutta la notte. Ero in delirio. Anche adesso la febbre è alta. Vuoi sentire? Adesso sono tranquilla. Lo vedi anche tu che sono tranquilla. Stanotte volevo ucciderlo. Il coltello era per lui. Volevo ucciderlo. Ma non come dicevo ieri mattina che l'avrei ucciso. Così come si dice quando qualcuno ti fa proprio soffrire. Volevo ucciderlo concretamente e subito. E sai perché? Perché ieri l'ho visto per strada. Stava benissimo. Ma che tifo. Una coltellata nella pancia. Lui non mi ha vista, ma io ho visto lui. E come stava bene. E come conversava allegramente, Don Juan Tenorio. Adesso sono tranquilla, lo vedi. Ma questa notte sono stata all'inferno. Questa notte volevo ucciderlo subito, ma sono svenuta, non so cosa. Mi sono svegliata per terra, deliravo. Anche ora la febbre è alta. Vieni qui, ti faccio vedere una cosa interessante. Vedi il Pantheon? Ecco, e vedi quella chiesa Saint-Étienne-du-Mont? Lì, non molto tempo fa, sono andata a confessarmi. A confessare un'intenzione tremenda, delittuosa. Ma che dici, Polia? Come hai potuto confessarti davanti a questi preti cattolici, corrotti dal celibato? In che cosa un sacerdote sarebbe peggio di un nostro protodiacono ortodosso? Ti pare che in una chiesa così bella non si possa confessare anche il peccato più terribile? Tu non c'eri. Non eri qui con me a Parigi. Io sono andata in questa chiesa a confessarmi. Ma di che cosa? A confessare che cosa? Che cosa? La mia intenzione di uccidere. Ero ossessionata da questo pensiero, dall'idea di attuarlo, di compiere un atto che mi riscattasse con la sua grandiosità, mi riscattasse dalla meschina vergogna in cui ero precipitata con il mio innamoramento per un uomo indegno, meschino, privo di sentimenti e di intelletto. Volevi uccidere Salvador? No, non lui. E chi allora? Me? Oh no.
Non te. Ti ho detto che mi arrovellava un proposito grandioso e eccezionale. Mi teneva nei suoi artigli e non riusciva a distaccarmene. Chi volevi uccidere? Sì, te lo dirò. Sentivo che dovevo assolutamente uccidere qualcuno. Ma sono d'accordo con te, non lui. Lui è piccolo, meschino. Non vale un così immenso peccato. No, no, hai ragione tu. Rovinarsi per un qualsiasi studente anonimo come tanti. No, la mia vendetta doveva essere una grande impresa. Un atto eroico. Sacrificandomi a avere la gloria. Vendicando il mio amore, entrare nella storia. Si può sapere che cosa avevi intenzione di fare? Tutti gli uomini sono colpevoli. Tutti voi avete sulla coscienza inganni, tradimenti da più crudele lussuria. E già che avevo deciso per la vendetta, ebbene, che tutto il mondo restasse attonito di fronte alla più atroce, impensabile e inimmaginabile vendetta della storia. Ma veramente tu saresti capace di uccidere un uomo? Senza un attimo di esitazione. Chi, Polina, chi? Ma non lo intuisci? Lo zar. Giurami che non penserei mai più a una cosa simile. Vuoi finire come la Dubarry? Trascinarti ai piedi del boia implorando? Concedetemi ancora un istante. Oramai ci ho rinunciato. Ora tutto è passato. E che cosa ti ha indotto a rinunciare a queste idee mostruose? Te l'ho detto. Mi sono confessata dal prete di Saint-Étienne. Vuoi sapere com'è stato? Ecco, senti. Vagavo per questo quartiere e ho voluto vedere il piccolo cimitero che sta dietro Saint-Étienne, dove furono sepolti Marat e Mirabeau quando furono buttati fuori dal Pantheon. Poi sono entrata nella chiesa. La messa era finita, il prete stava terminando la predica. Io non so cosa. Il tono delle sue parole e la sua voce mi hanno conquistato. Ed un tratto ho deciso di confessare tutto a quel prete. Che volete mi fa con una voce così brusca e seccata che io sono rimasta completamente confusa. Tacevo e lui, allora? Niente. Non riuscivo a dire una parola. E tutto a un tratto sono scoppiata in singhiozzi. Lui non ci ha badato continuando a scrivere. Finalmente sono riuscita a balbettare qualcosa. Se siete russa dovete andare da un prete ortodosso, ha risposto lui secco. E io, ma mi hanno tanto parlato di voi. Si è un po' raddolcito. Possa esservi utile in qualche cosa. Cercate un posto, non avete soldi. Non avete parenti, amici. Avete peccato contro la morale. E di nuovo era arcigno. Ma io avevo bisogno di dirgli le mie intenzioni. E così alla fine gli ho detto che avevo deciso di uccidere il colpevole dei mali della mia patria, dove gli inganni e le sofferenze sono maggiori che in tutto il resto del mondo. Assurdo, ha esclamato lui. Esistono le leggi. Solo i pigri e gli ubriachi soffrono. L'imperatore Alessandro è il vero ideale del sovrano e dell'uomo. Così alla lettera. Semplice e brusco. Per me è stata come una doccia fredda. Ecco da quando ho rinunciato alla mia idea. Così, all'improvviso. Sì, ora tutto è passato. Eppure a pensarci bene sarebbe una cosa così semplice. Pensa, basterebbe un atto, un gesto. E tu entri nella schiera delle celebrità, dei grandi, dei salvatori dell'umanità. La gloria si guadagna con il lavoro. Oppure con l'ardimento. E non hai pensato a cosa saresti andato incontro? A quali sofferenze? Sì, è anche questo che mi ha dissuaso. Improvvisamente ho pensato che mi avrebbero impiccato, torturato, e che invece era meglio vivere fino a 80 anni. E che godersi la vita nel silenzio, nel sole, vicino al mare meridionale, non è una cattiva prospettiva. Andiamo in Italia, Fedia. Questa è la bella campagna tedesca. Civile, linda e tutta fresca. L'uomo, guardando questo paesaggio, pensa ai filosofi
e diventa saggio. Perché mi guardi così? Stai forse alludendo a te stesso? Saggia tu fosti nel Parigi lasciare. Più saggia ancora, se la spene, mi darai da mare. Che versi illogici. Il primo non giustifica il secondo. Ecco, Polina, hai ucciso il poeta. D'ora in avanti avrai solo un noioso compagno di viaggio. Tanto oramai siamo arrivati. Vedi? Qui c'è il Kursaal. Ci conviene cercare un albergo nei pressi. Così non troverai difficoltà a portare in albergo tutti i chili d'oro che avrei vinto alla roulette. Ah, lo puoi ben dire. L'altra volta a Wiesbaden ho penato moltissimo con tutti i pezzi d'oro che mi pesavano in tasca. Faites vos jeux, mesdames et messieurs, faites vos jeux. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Rien ne va plus. 22 noirs. 22 noirs. Père et pas. Sono molto incerta, non so cosa vuol dire. Come deve gagnare? No, restiamo ancora a vedere. Merci, merci pour les employés. Ma no, non è il momento. Faites vos jeux. Mesdames et messieurs, faites vos jeux. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Marquez vos jeux. 16, 19 et 13, 16, carré. Faites vos jeux. La finale 6, chevaux et carré, madame. Et encore un 6, la grande française. Marquez vos jeux. Faites vos jeux, mesdames et messieurs, faites vos jeux. Vos jeux. Marquez vos jeux, mesdames. La première douzaine et la deuxième. Les jeux sont faits. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Non, non, ce n'est plus possible. Rien ne va plus, madame, rien ne va plus. Les jeux sont faits. 26 noirs, père et passe. Payez l'emplein, monsieur, vous avez de la chance ce soir. Nous pouvons payer. Pour vous, monsieur. Merci pour les employés. Merci bien, monsieur. Faites vos jeux, mesdames, messieurs. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Oui. Encore jouer. Faites vos jeux. Encore, oui. Les jeux sont faits. Les jeux sont faits et rien ne va plus. Rien ne va plus, monsieur. 8 noirs, père et membre. Payez l'emplein, monsieur. Voilà. Voilà pour vous. Merci. 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 Faites vos jeux. Alors, mesdames et messieurs, faites vos jeux. Faites vos jeux, s'il vous plaît. Vous pouvez marquer, vous pouvez miser. Bien, monsieur. Faites vos jeux. Faites vos jeux. Oui, vous pouvez marquer. Vous pouvez marquer encore. Poteva farci credito fino a domani, quel mascalzone dell'albergatore. Domani arriveranno i 100 rubli che mi manda Mikhail. Si trattava di aspettare un giorno solo. No, 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 signore, io vi avevo avvertito. Non vi potrò più servire nessuna colazione, nessun pranzo, fino a che non mi avrete saldato il vostro conto. Bisognerebbe essere Rothschild, altro che... Se sei Rothschild, questo canagliume ti fa la riverenza. Se sapesse chi sei, forse ti avrebbe fatto credito. Chi sono? Che cosa vuoi che gliene importi a lui? Per questa gente quello che conta è la forza del denaro. E poi è meglio così. È meglio. Preferisco che mi creda uno dei soliti russi che si rovinano alla roulette. Non mi conviene far sapere chi effettivamente io sia. Non te ne rammenti. Sul registro dell'hotel ho firmato come ufficiale. Non posso disonorarmi così. Cioè, ai loro occhi. Cioè, di fronte alla loro convenzione della vita, dell'onore. Va bene che è convenzione di cui non mi importa, ma che non posso calpestare, perché li offenderei. Cioè, la loro società, quella società di cui ancora ho bisogno, da cui dipendo. Almeno fino a che non sarò Rothschild, perché in tal caso, cara Polina, te l'assicuro, sia al di sopra di tutte le convenzioni, al di sopra delle regole.
Anche allora troveresti mille ragioni per giustificare il tuo rispetto per la società. No. No, chi ha il coraggio di infrangere le convenzioni tradizionali non si preoccupa di diventare primo Rothschild. Lo fa subito. Segue soltanto la propria coscienza. Vedi, a me il denaro è indispensabile per me stesso. Non considero me stesso come accessorio indispensabile del capitale, come gli onesti tedeschi, né come indispensabile accessorio del popolo, della lotta rivoluzionaria, come pensano tanti russi. Sembri perfino contento. Forse perché hai perduto tanto denaro. O credi ancora di vincere? Tu capisci molte cose. Sì, è vero. Sono ancora oggi convinto che vincerò. E ti confesso, Polina, che proprio tu ora mi hai spinto a farmi questa domanda. Come mai le continue perdite che ho subito in questi giorni, assurde, inutili, non mi insinuano alcun dubbio? Sì, sì. Sono ancora convinto che quando ricomincerò a giocare, vincerò. Perché ne sei tanto convinto? Non lo so. So solo che per me è assolutamente necessario vincere. È per me l'unica via d'uscita. Perché non ti siedi vicino a me? Parliamo un po'. Polly, com'è bello sentirsi così vicini, eh? Stare così. Sento intenerire. Sì, a Parigi sono stata cattiva e ingiusta con te. Pensavo solo a me stessa. Beh, non esattamente. A te poteva sembrare che pensassi solo a me stessa, che non mi importasse nulla di te. In realtà pensavo molto a te. Molto, Fedia. Solo che non volevo dirti nulla. Per non rischiare di offenderti. Mi capisci? Dove volevi andare? Volevo solo chiudere le persiane. E allora chiudile se preferisci. No. Non occorre. Se tu sapessi che cosa ho pensato. Che cosa? Volevo baciarti un piede. Questo tuo piede lungo e crudele. Sì. Proprio crudele. Ma perché? Perché? Così. Mi è venuto il desiderio. Volevo baciarti un piede. Ma tu forse vuoi dormire. Vuoi che me ne vada? No, resta qui ancora con me. Volevo domandarti. Deve venire la cameriera a portare via il vassoio del tè? No. Perché mi guardi così? Mi fai sentire a disagio. Anch'io mi sento a disagio. Ma non deve venire la cameriera a ritirare il vassoio? No.
ci ha detto. E allora va in camera tua. Adesso ho voglia di dormire. Sarei senza luce. Non preoccuparti, ho altre candele. Hai sempre una risposta pronta. Cosa vuoi ancora? Avevo dimenticato di prendere il mio libro. Perché resti così vestita? Spogliati. Adesso mi spoglio. Dimenticato di... Allons, mesdames et messieurs, faites vos jeux. Faites vos jeux. Allons, mesdames et messieurs, faites vos jeux. Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Rosso, vieni, rosso. Rien ne va plus, les jeux sont faits. Paulina, ho perso tutto. Perché? Credevi di vincere? Tu credi sempre di vincere e poi perdi sempre. Anche con me. Polia, ma come puoi parlare con me così? Ti odio. Ti odio. Io non ti amo più di quanto potessi amare Salvador. Io non posso amare nessuno. Siete tutti troppo meschini, sordi. I soldi, il gioco, le donne, tutto un divertimento, niente di vero, tutto un gioco. Neanche tu sei vero, anche tu giochi,
Giochi alla roulette perché anche con me il tuo è un gioco. Non hai nessuna dignità, non hai nessun rispetto verso te stesso. Che schifo. Sì, non ho nessuna dignità. E sai perché? Perché i russi sono troppo dotati per trovare facilmente una forma decorosa per avere quella cosa ridicola che si chiama dignità. Sono d'accordo con te quando dici che non ho nessuna misura e nessuna dignità. Ben altro mi divora. E tu lo sai. Siccome non ho speranza con te e i tuoi occhi sono una nullità, beh, lo dico con grande sincerità. Tu solo esisti. Tutto il resto mi è indifferente. Perché io ti ami e come, non lo so proprio. Può darsi che tu non sia nemmeno bella. Pensa, non so nemmeno se sei bella o no. Neppure il tuo viso. Il tuo cuore certamente non è bello. E che la tua mente non sia nobile. È possibile. Forse per questo vuoi vincere la roulette. Fai conto di comprarmi con i soldi. Quando mai ho detto di volerti comprare? Hai perfino perso il filo del discorso. Se non me, pensavi almeno di comprare la mia stima. Eh no, non è assolutamente così. La verità è che tu mi schiacci, mi annienti. Lo sai che quando sono solo nella mia camera mi è sufficiente immaginare il fruscio del tuo abito e mi viene voglia di mordermi le mani? Perché ti stai irritando? Perché ti dico che sono uno schiavo? Approfittane. Approfitta della mia schiavitù. Può scomparire da un momento all'altro. Sai che potrei volere la tua morte. Non perché non ti amo più o sono geloso. Semplicemente perché sento voglia di divorarti. Tu ridi? Non rido. E ti ordino di tacere. Che schifo. Non me ne importa niente. Talvolta mi sento come spinto a farti del male, a sfregiarti, a strozzarti. È possibile arrivare a questo punto? Tu mi porti alla follia. Vuoi che ti dica una cosa veramente incredibile? Ogni giorno ti amo di più, anche se mi sembra quasi impossibile. E ti stupisci che io giochi alla roulette. Che stupide chiacchiere. Non mi importa che siano stupide o intelligenti. Io so che davanti a te devo parlare. E parlo, 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 parlo. Che discorsi. Inutili. Ah, brava. Magnifico. Hai pronunciato un magnifico inutili per schiacciarmi. Inutile, hai detto. Ogni piacere è inutile. È un potere feroce, senza limiti, sia pure su una mosca. E anch'esso è un piacere sui generis. L'uomo è despota per natura. E gli piace torturare. E a te piace tremendamente. Ma no, perché? Torturare te per me è inutile. L'hai detto tu stesso che ti ho già schiacciato. E ora ti annulli nel gioco. Torturare te è come torturare uno straccio.